Buongiorno, ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG delle ore 13.30, andiamo con le ultime notizie. Il governo prepara il primo provvedimento del 2021 con nuove limitazioni e una stretta in particolare sulla movida arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti e feste illegali, vietando l'asporto dai bar a partire dalle ore 18, estendendo il divieto di spostamento tra regioni anche nelle zone gialle, così come è avvenuto dalle feste di Natale fino ad oggi. Ma sul tavolo c'è anche la possibilità di istituire una cosiddetta zona bianca, seppur difficile da raggiungere. Servirebbe infatti un RT sotto lo 0,5% in cui poter riaprire tutto senza limitazioni. Sono le ipotesi trapelate al termine della riunione del Premier Giuseppe Conte con i capi delegazione e presentate oggi alla Regione. Alle varie regioni nei vertici con il ministro Francesco Boccia. Nel nuovo DPCM non dovrebbe cambiare la norma che prevede la possibilità una sola volta al giorno e per un massimo di due persone di andare a trovare amici o parenti. Nel provvedimento, oltre alla scuola, entrerà molto probabilmente anche la proroga della chiusura degli impianti da sci che al momento dovrebbero riaprire il 18 gennaio. L'unica cosa certa al momento è che il nuovo provvedimento continuerà a prevedere le zone colorate e il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 del mattino. Smentita invece la possibilità di istituire i weekend cosiddetti arancioni. Le giornate di sabato e domenica dunque avranno le stesse limitazioni delle zone di appartenenza. Resteranno ancora chiuse palestre e piscine, così come teatri, musei e cinema. Sono 12.532 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. I tamponi effettuati sono stati 91.656 per una percentuale di positività al test che sale al 13,6%, di 0,3 punti in più rispetto alla giornata precedente. I decessi segnalati nell'ultimo bollettino dalla Protezione Civile sono 448, anche questi in netto aumento rispetto alla giornata precedente dove se ne segnavano invece 361. Nel prospetto si segnalano anche 16.035 nuovi guariti che portano ad un decremento di quasi 4.000 unità il numero degli attualmente positivi su base nazionale. Nel paese attualmente ci sono 575.979 persone certificate affette da Covid-19, di cui invece sono in netto aumento rispetto alla giornata precedente. Sono invece 1.021 i nuovi positivi al coronavirus nella regione Campania, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'unità di crisi regionale. I tamponi effettuati sono stati 9.690 per una percentuale di incidenza ai test del 10,53%, in netto aumento rispetto alla giornata precedente quando si toccava quota 8,1%, quindi un incremento che potrebbe indurre preoccupazione di ben 2,5 punti di percentuale. I guariti secondo l'ultimo bollettino sono 1.655, mentre si segnalano anche 37 decessi, di cui 12 nelle ultime 48 ore e 25 nei giorni precedenti. Per quanto riguarda invece la situazione posti letto, ci sono 109 quelli occupati in terapia intensiva in tutta la regione su 656 disponibili. Rientro in classe oggi per circa 130.000 studenti alle scuole superiori nelle varie regioni tra cui Abruzzo, Valle d'Aosta e Toscana, ma tutti gli altri restano a casa e le proteste di vari studenti aumentano. Capisco i ragazzi, il diritto all'istruzione è essenziale, sarei anch'io arrabbiata, ha detto la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina a Radio Rai 1. È difficile per gli studenti comprendere perché non possono rientrare a scuola, capisco la loro frustrazione, la scuola è un diritto costituzionale, se a me avessero tolto la scuola, non sarei probabilmente qui. La nota dolente, secondo la ministra, è che nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici perché i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Di parere totalmente contrario invece il segretario del PD Nicola Zingaretti, che in una nota ha precisato: oggi la curva non si è arrestata, anzi è in aumento. Deve essere chiaro che l'apertura in presenza delle scuole porterà ad un ulteriore aumento della curva ed è molto probabile infatti che presto molte aree torneranno in zona rossa, quindi nuovi contagi, nuovi ricoveri, nuove terapie intensive piene e aumento dei morti e degli esseri umani. Non è un caso che hanno riaperto le regioni con alle spalle mesi di dure chiusure, con radicali misure di contenimento. Zingaretti ha anche sottolineato che i membri del governo che intervengono senza offrire soluzioni non si rendono conto che in primo luogo danneggiano il governo di cui fanno parte.
È giunto in Italia il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna. Poco dopo le 2 di notte è arrivato al Brennero il furgone partito dal Belgio con destinazione Roma. Fino al valico il mezzo è stato accompagnato da guardie giurate. La scorta è poi passata al 7° Reggimento dei Carabinieri. Il viaggio prosegue ora lungo l'autostrada del Brennero verso sud, come era già avvenuto lo scorso 25 dicembre con la prima consegna dei vaccini Pfizer-BioNTech. Lo stock sarà portato all'Istituto Superiore di Sanità a Roma per poi essere distribuito in 4-5 regioni individuate dal commissario all'emergenza Domenico Arcuri. Il vaccino Moderna dovrebbe proteggere dal coronavirus per almeno 1 anno, lo ha detto agli investitori un alto funzionario della stessa società, secondo quanto riporta la CNN. La nostra aspettativa è che la vaccinazione duri almeno 1 anno, ha detto Tal Zaks, direttore medico di Moderna, alla 39ª conferenza annuale di JP Morgan sulla sanità. La società, ha proseguito, dovrà verificare adesso se è possibile estendere la protezione con l'aggiunta di una terza dose. Attualmente il vaccino viene somministrato in 2 dosi a circa 1 mese di distanza. Vaccini terminati in Campania, ma è anche pronta la nuova spedizione della prima metà delle dosi Pfizer contro il Covid-19. La spedizione organizzata dalla struttura del commissario Arcuri prevede in totale 34.000 nuove dosi di vaccino che saranno consegnate in 3 giorni. Una volta arrivate a Capodichino le confezioni dei vaccini, l'unità di crisi farà partire la spedizione negli hub di vaccinazione della Campania per riprendere la somministrazione. Al momento, infatti, la campagna vaccinale in Campania è ferma perché sono state somministrate ben 68.138 dosi di vaccino, il 101,7% delle 67.020 ricevute, una percentuale raggiunta grazie alla suddivisione in più dose operate dai vaccinatori, come previsto dal protocollo AIFA. La ripresa delle vaccinazioni a Napoli è prevista per mercoledì alla mostra d'Oltemare di Fuorigrotta. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha devolto a. scusami. Il comando principale della Guardia di Finanza di Napoli ha devoluto stamattina in beneficenza circa 30.000 mascherine alla Croce Rossa italiana presso il Comitato di Napoli. Tali dispositivi sono stati sottoposti a sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli dopo complesse attività investigative coordinate dalla sezione di criminalità economica e condotta agli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Napoli. Le indagini hanno interessato un imprenditore partenopeo dedito alla commercializzazione di giocattoli, che negli ultimi mesi ha destinato parte della sua attività economica al commercio di dispositivi di protezione individuale con marcatura CE ingannevole e certificazioni erroneamente rilasciate da enti riconosciuti in ambito comunitario. Le mascherine sequestrate, sottoposte ad analisi da tecnici e medici dell'ASL Napoli 1 Centro, sono state declassificate a prodotti per la collettività e risultate utilizzabili per la riduzione del pericolo da contagio da Covid-19. A conclusione delle suddette indagini, la Procura della Repubblica di Napoli ha ritenuto di disporne la devoluzione gratuita al Comitato di Napoli della Croce Rossa italiana. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha parlato ai cittadini nella consueta diretta Facebook del lunedì sera. Andiamo ad ascoltare un estratto in cui si parla dell'arrivo dei vaccini nella città. Cominciamo con la vicenda dei vaccini. Stamattina si è tenuta presso l'ASL, Termosifoni a scuola sindaco, sicuramente Carmela. Affronteremo anche questa vicenda, soprattutto quella che ha riguardato in qualche modo la scuola di Borgo Ferrovia. Dicevo, stamattina si è tenuta questa importante riunione presso la ASL. Stiamo cominciando già ad organizzarci per farci trovare pronti quando arriverà il momento dei vaccini. Abbiamo offerto la disponibilità della tendostruttura del Campo Coni. Ciao Giulia, ciao Anna, ciao Maria, insieme a Fiorella e ad Antonio. Grazie anche per i complimenti. Vi dicevo, abbiamo offerto la disponibilità della tendostruttura del Campo Coni. Ci sembra la struttura migliore, quella che più si presta per questo tipo di operazione. 4 ingressi, tutti di fatto fronte strada, distanziamento garantito, c'è un parcheggio antistante abbastanza ampio. Direi che la soluzione della tendostruttura è quella che meglio può garantire che le operazioni di vaccinazione siano effettuate in completa sicurezza. Parleremo anche dei trasporti, questa è un'altra domanda che mi viene posta. Dicevo, l'auspicio è che al più presto finalmente arrivino anche i vaccini. Sicuramente rappresenterà questo arrivo di fatto la soluzione per questa pandemia che ci ha colpiti, che da più di un anno o da quasi un anno ci sta bloccando. Ha cambiato un po' le nostre abitudini, ma finalmente
vediamo la luce alla fine di questo tunnel, poi la vedremo anche rispetto alla nostra opera pubblica, così apriamo anche la parentesi relativa ai nostri interventi infrastrutturali, ma quello che più ci interessa in questo momento è affrontare in maniera efficace e incisiva la questione pandemia. Siamo pronti. L'auspicio è che tra Pfizer, tra AstraZeneca, più presto vengano forniti questi vaccini anche alla nostra comunità e poi partiremo secondo un cronoprogramma che sarà stabilito insieme alla ASL. Nei prossimi giorni ci sarà anche un sopralluogo proprio con i dirigenti dell'azienda sanitaria locale per verificare la fattibilità di queste operazioni all'interno della grande struttura del Campo Coni, ma mi sembra che al momento ci siano tutte le condizioni per poter effettuare lì queste operazioni. È giallo nel napoletano perché un uomo di 60 anni è morto colpito al petto da un'arma da taglio, probabilmente un coltello da cucina. L'uomo Luciano Caronte è stato trovato già in gravi condizioni dagli uomini del 112 all'interno di un'abitazione in via Goethe nelle immediate vicinanze di via Roma nel centro storico di Bacoli, cittadina Flegrea. I carabinieri, allertati da una telefonata anonima, hanno trovato all'interno dell'abitazione solo l'uomo riverso sul pavimento agonizzante, deceduto durante le operazioni di rianimazione da parte del personale sanitario. Immediatamente sono partite le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Sul posto è presente il magistrato della Procura di Napoli per disporre la rimozione della salma. Due le ipotesi al momento all'esame degli inquirenti: suicidio oppure omicidio, per il quale sarebbe indiziato il figlio trentenne della compagna della vittima. Il giovane, infatti, secondo quanto si apprende da fonti investigative, sarebbe affetto da problemi di natura psichica. La vittima, secondo quanto emerso, viveva nell'appartamento di via Goethe con la compagna, un'insegnante vedova, con i due figli. Le indagini in corso hanno portato sulle tracce del giovane trentenne, che in queste ore verrà ascoltato dai carabinieri. Si cercano anche testimoni che possano aiutare a ricostruire i momenti che hanno preceduto la tragedia. Ancora una giornata tragica sul fronte dell'emergenza epidemiologica a Torre del Greco, quindi a Napoli. Quattro anziani che erano risultati positivi al Covid-19 sono infatti morti nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dal sindaco Giovanni Palomba al termine dell'aggiornamento al centro operativo comunale. Si tratta di uomini di 74, 80 e 90 anni. Sale così a 79 il tragico bilancio dei decessi collegati alla pandemia nella città vesuviana, 11 dei quali registrati da inizio 2021. Sono 106 invece i nuovi casi di positività nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 965, per una percentuale di incidenza ai test del 10,98%, il leggero aumento rispetto agli ultimi giorni. Nel bollettino si segnalano 172 guariti e purtroppo altri 7 decessi, che portano il totale nella provincia di Caserta da inizio pandemia a 514. I comuni con maggior numero di attualmente positivi in provincia rimangono Caserta e Maddaloni con 212 casi, seguiti da Marcianise e Mondragone. Il Napoli prepara invece la partita di domani contro l'Empoli alle ore 17.45 allo stadio Diego Armando Maradona, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Gli azzurri ancora orfani di Osimhen, positivo al Covid-19 e con i soliti problemi irrisolti a braccio e spalla, faranno un leggero turnover davanti. Chance dal primo minuto per Fernando Llorente con Insigne e Politano ai lati. A centrocampo spazio a Demme, mentre dietro nuova opportunità dal primo per Rachmani dopo il pessimo errore, la pessima prestazione della Dacia Arena, che ha portato Lasagna al momentaneo pareggio. Intanto leggiamo la lettura delle probabili formazioni. Il Napoli si dovrebbe schierare con un 4-2-3-1 con Ospina, Di Lorenzo, Rachmani, Maximovic e Isai in difesa. Demme e Bakayoko a formare la diga di centrocampo. Politano, Zielinski e Insigne supporteranno l'unica punta, Fernando Llorente, mentre l'Empoli si schiererà con Brignoli, Fiammozzi, Romagnoli, Casale e Parisi in difesa. Centrocampo a 3 diretto a Stula con Ricci e As ai suoi lati. Bahrami invece come trequartista, dietro le due punte Olivieri e Bomber Mancuso. Uno sguardo anche al mercato per quanto riguarda gli azzurri, perché sono stati intensificati i contatti con il Torino per arrivare a Maite, che potrebbe arrivare in uno scambio con Lobotka ai margini del progetto Napoli, ma qui invece è pronto a firmare con il Parma dopo che la Fiorentina ha deciso di virare su Andrea Conti. Per quanto invece riguarda il mercato in entrata, è stata sondata la pista Tierney, il terzino ex Celtic, tuttavia al momento non è cedibile, almeno è quanto fa sapere l'Arsenal. Emerson Palmieri, una pista praticabile ma non in prestito secco. Per questa edizione di Prima TG è tutto, appuntamento oggi pomeriggio sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.